Qualche tempo fa ho registrato un video su questa modalità di Fortnite molto particolare. Praticamente siete ciechi, ma non nel senso che non vedete niente. Non vedete delle cose fondamentali all'interno del gioco. Per esempio, da dove arrivano i colpi, quante uccisioni fate, da dove arriva la tempesta. Cioè, siete praticamente sperduti nel nulla e dovete cercare di sopravvivere. Domani è l'ultimo giorno della nona stagione. Se volete immediatamente un video sulla decima, ma soprattutto lo shop di tutto quanto il Battle Pass, che secondo me sarà incredibile, si rivoluzionerà tutto quanto. Arriviamo a 30.000 pollicioni in su. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Ma soprattutto, che ve lo dica qua, il codice creatore Stepney. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con una buona visione. Le vacanze ti hanno fatto male, molto molto male. Vediamo un po' da dove possiamo partire. A questo punto che siamo qua, di andare a Pinnacoli. Questo trattore fa un casino, raga. È giusto così, è un trattore. Datemi anche un'arma vera, pozione da 50 molto buona. Distruggi tutto in compagnia. Una pistola, wow, alla faccia dell'arma vera, eh. Ok, già una R è interessante e ragionevole. Andiamo a 190 e per ora ce lo facciamo bastare. Non siamo stati molto fortunati, eh. Quello ha preso una bella botta. Sei serio? Ok, questo raga poverino non si è reso conto di cosa stava accadendo sopra di noi. Sto cercando di capire i rumori. Quanta vita hanno oggi, raga? Everything's gonna be alright. Solo tempo sprecato star qua. Fortnite. Ciao amico, io ci avrei pensato un pochino di meno, eh. Ehi là. Preso in pieno. Bianco, bianchissimo. Stepney's coming. Preso. Davvero? Devo farlo, raga. Voglio andare a prendere le pozioncine, quelle da 25. No, mi sono inceppito. Ah! Non ci credo, mi sono incastrato nella mia costruzione. Non sono riuscito neanche a bere la slurp. Quando non giochi a Fortnite per 4 giorni succede questo. L'atterraggio non è male, perché a casa mia ci arriviamo per primi e nessuno rompe le scatole. Da là che roba. Eh no, eh. Ti piacerebbe tantissimo, ti piacerebbe. Preso. Ah! Aiuto. Non ho più munizioni, raga. Non ho più mazzo. È rotto! Che fatica. Calmi. Preso. Non ho scudo, ma sono messo abbastanza bene per ora. Ma recuperiamo tutta la vita possibile. Dai! Questa poteva essere iniziata davvero peggio, eh. Questa è stata bella interessante, come inizio. Dov'è che si stanno sparando? È qua sotto. Dove diavolo è? Oh, cavolo. C'è un altro, che mi sta inseguendo. Preso uno. Preso l'altro. Woohoo! Quanto sono on fire! Spacco tutti quanti, baby, sì! Non stop, non gioco da 4 giorni. Ma chi mi ferma? Dai, se gioco una settimana divento un serial killer della morte. E ma Stepney, sei scarso. Sei veramente nabbo. Tu giochi proprio schifoso. Giochi proprio male. Non ho mai visto nessuno giocare così mai, Stepney. Questa è l'imitazione degli haters, ovviamente, eh. Devo andare a recuperare il prima possibile lo scudo, perché con 130... quanto dureremo? 5 minuti? 4 probabilmente. Comunque io mi trovo sempre nei mezzo ai combattimenti. È una cosa incredibile, cioè mi caccio in tutte le situazioni peggiori possibili e immaginabili. C'è qualcuno, raga, eh. Ho sentito il driftboard. Eccolo. Calmi, calmi. Lo prendo, raga. Madonna mia, quanto ho rischiato, raga. Mamma mia, ho mancato 20.000 colpi. Meritavo di morirci male. È una gran situazione del cap. Oh, cavolo. Via, 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 via. Sei pazzo? Sei fuori? Se mi prendono di quei colpi sono morto, raga. Verso un futuro migliore. Mi sto cagando addosso, raga. Un colpo vagante e io sono un cadavere. Ti prego, bende, ti prego, bende, ti prego, bende, ti prego, bende.
Oh my god, questa è la vita. Il Chug Jug è il nostro giorno fortunato, forse. Ti prego, faccio un airdrop. Allora, un altro Chug Jug, che è la vita. E poi abbiamo trovato shield. Easy peasy. Non potevo chiedere meglio di così. Raga, non ho problemi a dire che sto avendo fortuna, eh. Figuriamoci. What is happening? Che sta succedendo questa partita? Non è vero! Non è possibile! Che cosa sta succedendo? Pozione da 50, ma è una sola. Queste sono due, sono molto buone. Ma questa geggio è letale, eh. Ci sono delle costruzioni laggiù in fondo. Eccolo là. Eccolo là. C'è l'altro da lontano che mi spara, eh. Ammazziamo prima quello che dà fastidio da lontano. Dai, eh. Quasi riuscito nella missione. 8 kill. Volevo ammazzarlo con la trappola, invece non me l'ha piazzata subito, altrimenti ce l'avremmo fatta. Peccato, ragazzi. Comunque è solo la seconda partita del giorno, quindi ci può stare. Eravamo già stati fin troppo fortunati in quella partita. Questo atterraggio lo facciamo invece a picco polare, come prima che le cose cambiassero. Let's go. Con questa devasto tutto. Quanta vita. Easy. Madonna, se me la son vista brutta. 35 bianco, sta per morire quel tipo, devo andare. Preso. Votato, letteralmente. Ma guarda che culo. Ora prendo una cecchinata e muoio. Dai! Che un altro colpo moriva. C'è qualcuno col driftboard. La vera domanda è dove? Oh cavolo, sta arrivando. Oh my god, it's really risky. Sta bevendo gli shieldini. Eh vabbè, ragazzi, non mi curo, sono morto. Ciao. Detonato. Let's go. Abbiamo ucciso anche questo tipo, che ci aveva dato un colpo assurdo con la flint knock pistol. Boia. Funzione da 50, falò qua dietro. 100 e si riparte, raga. Re indiscusso di picco polare anche stavolta. C'è uno che sta arrivando però, eh. Bello quel 44 in faccia, ti è piaciuto, eh. Let's go. Già siamo giocati abbastanza bene. Non posso editare, non posso... Cosa? Ho un launchpad, questo mi servirà per andarmi via di qua. Davvero? Via. Lo so che devo spararmi anche lo scudino prima di fare sta cosa, ma volevo andarmi da quella zona il prima possibile. Voglio 50 scudo il prima possibile, por favor. Tutti i materiali che non abbiamo farmato all'inizio della partita vanno presi ora. Chissà se qua sopra c'è qualcuno. Lì c'è qualcosa. Ehi là, davvero? Davvero? Bravo, ci hai provato. Voi non avete visto niente. Cos'è? Ah, senza cioè, non c'è la mappa? Non c'è la non c'è niente. Dovrebbe essere più difficile in teoria, eh. Non so come funziona, vedo solo che non c'è la mappa. È una cosa alquanto strana a cui non siamo abituati. Quindi per vedere dove va la tempesta, come caspita lo capiamo dove va la tempesta, raga? I materiali perlomeno li segna. Ah, non vedi neanche le barre di caricamento? Bene, uccidiamo tutti quelli qua sopra. Ah, non vedo la vita degli alberi anche. Forse non si vedono neanche i danni che si fanno dagli avversari, forse. Non vedi quanto manca al medikit, non vedi nulla. Lui è là sopra, eh. Preso. Non vedi neanche il nome di chi uccidi. Ma cos'è? Non so neanche quante kill ho. Ma come? Ma teniamole a mente noi. Calcoliamo bene il vento. Oh! Preso! Sto arrivando! No!
Sei un ladro! Sei un ladro! L'ha rubata. Raga, il paradiso di Stepney. Mi ha rubato la kill però, eh. Dove andiamo? Ah, già. Come dove andiamo? Raga, la tempesta? Come faccio a capire dove è la tempesta? Beh, io non so se sono in zona sicura. Se sono vicino, se sono lontano. Bravissimo. Ehi là. Aia. Cosa? Cosa? La tempesta arriva così? Sei fuori? Aiuto! È una pozione da 50! Non so se sta avvenendo ancora in qua. Enemies remaining 10. Bende, bende, bende. Grande, grandioso. Non so dove sarà la prossima tempesta, come colpisce. Non so niente. Vedete che non ci sono limiti? Cioè la tempesta lì è arrivata e basta. Doveva arrivare, fine. Sette menisci, menisci. Sette menisci rimanenti. Stai fermo, stai fermo, stai fermo un secondo, ti prego. Mannaggia a me. Aia. L'ho preso in pieno, ma anche lui mi ha cecchinato di brutto, eh. Via. No! Ma vai! Ma vai in killen, dai! Che caspita. Demone del male, guardalo. Bene, sai. Ciao. Ragazzi, questa modalità è molto complicata. Come potete ben vedere, non capite quanti danni fate alle persone. Non sapete quindi quanta vita hanno. Già è difficile, caspita, è veramente difficile. Cari amici, la Blind Experience su Fortnite termina qua. Se volete delle challenge più specifiche, più particolari, consigliatemele qua sotto nei commenti. Spolliciate, commentate, iscrivetevi alla campanellina e nel negozio di Fortnite il codice creatore Steppi, soprattutto per acquistare il Battle Pass di domani l'altro. Io vi saluto, buone! Wilson, ma tu non mi hai mai detto una cosa? Ma lo usi il codice creatore Steppi, vero? Sei sicuro? Perché non so se fidarmi. Lo usi. Va bene, speriamo.